E per finire il mio menù senza glutine, la torta al cioccolato più buona che possiate fare. Iniziamo con il fondere a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente con il 70% di cacao. Prendete un pentolino e una ciotola, mettete dell'acqua nel pentolino e poggiate sopra la ciotola in modo che il vetro non tocchi mai l'acqua. Poi spezzettate dentro il cioccolato. Questa torta a prima vista sembra una caprese, ma non lo è perché non ha la farina di mandorla, è proprio totalmente senza farina. Il mio segreto è aggiungerci una tazzina di espresso, gli dà un aroma molto particolare, un po' più adulto, un po' più da cena. 125 g di burro. Scegliete sempre un burro da panna di centrifuga. Costa di più, ma vale veramente la pena anche nei dolci, il sapore è diverso. Mentre il burro e il cioccolato fondono insieme, preparo uno stampo a cerniera. Per queste dosi potete utilizzare uno stampo da 22 o da 28 cm di diametro. La torta verrà semplicemente un po' più alta o un po' più bassa. Tutte le dosi le trovate sempre sul sito foodnetwork.it. Imburrate lo stampo e se avete tempo mettete anche un foglio di carta forno sotto per sicurezza. Il burro sotto serve a tenere ferma la carta così non si formano delle pieghe e quello sopra invece a non far attaccare la torta. Con gli anni ho preparato anche una versione diversa di questa torta molto buona. Al posto del burro metto l'olio di cocco o burro di cocco. Devo dire, gli dà un aroma molto esotico, a questo punto dovreste omettere il caffè. Questa versione con l'espresso è la mia preferita però, più densa, più ricca, decisamente più adatta ad una cena quando avete ospiti. Lo stampo è pronto, il cioccolato deve fondere, ho il tempo di preparare le uova montandole con lo zucchero. . 100 g di zucchero semolato e 3 uova di medie dimensioni. Le uova devono essere belle, gonfie e spumose perché non c'è lievito in questa preparazione, quindi in base a come monterete le uova avrete una torta più soffice o meno soffice. Meglio utilizzare una frusta elettrica o se l'avete una planetaria. Ecco, le uova adesso sono abbastanza gonfie, accendo il forno a 180 gradi e verifico il cioccolato. È quasi pronto, bisogna spegnerlo prima che sia tutto completamente sciolto, altrimenti brucia. Ora ovviamente finirà di fondere con il calore residuo. Ancora un paio di minuti e nel frattempo posso pesare il cacao. . 50 g di cacao amaro, senza zucchero e ovviamente senza glutine, e una tazzina di espresso che adesso vado a preparare. Fate attenzione a sollevare la ciotola perché è calda. Amalgamate il burro finché sarà completamente sparito e unite l'espresso poco alla volta. Ecco, dovete ottenere questo risultato, liscia, lucida e setosa. A questo punto la torta è quasi pronta. Versate piano piano il cioccolato nel composto di uova. Una prima parte e la seconda. Lavorate con una spatola, mai con una frusta, e fate molta attenzione perché altrimenti la torta risulterà dura. Il cacao non ama essere aggiunto senza essere setacciato e per farlo è meglio utilizzare un setaccio molto fine. Io utilizzo di solito il filtro della teiera, che è questo, il più fine che conosco. Non preoccupatevi se quando iniziate ad aggiungere il cacao vi sembra che la torta si restringa, è normale perché le uova perdono un po' della loro aria. Ecco fatto.
Ora la verso nello stampo e la metto in forno 25 minuti a 180 gradi. La torta è pronta. Per verificare la cottura, se volete, potete fare la classica prova dello stuzzicadenti. Comunque, quando la superficie è opaca e al tatto è abbastanza rigida, è cotta. Ora, prima di decorarla e tagliarla, bisogna aspettare almeno mezz'ora. Si può servire con del gelato, con dei frutti di bosco o, come farò io oggi, panna montata e lamponi.